cosa bisogna fare per prendere 30 a un esame. No, perché qua su TikTok ne sto vedendo veramente di tutti i colori, da come bisogna vestirsi al non andare abbronzati, a riti scaramantici, tecniche di manipolazione. So che probabilmente non è quello che vorreste sentirvi dire in questo momento, ma l'unico modo per prendere 30 a un esame è quello di arrivare all'esame preparati, ovvero studiare. Nulla ci vieta di tentare il tutto e per tutto quando non ci sentiamo proprio preparati al 100%. Ma può andare bene una volta, può andare bene due volte. Il mio consiglio spassionato è di studiare prima di tutto, anche perché tante tecniche che ho sentito proporre qua su TikTok di argomentazione, di sviluppare una propria idea personale, è vero che funzionano, ma alla base ci vuole una conoscenza molto approfondita dell'argomento, perché io posso anche intortare il docente raccontando il mio punto di vista sulla teoria XY, ma se io la teoria XY non la conosco, ciò che dirò probabilmente sarà leggermente cagato fuori dal vaso. Questo lo dico perché finché si ride e si scherza va benissimo, anch'io sono la prima che ironizzo sugli esami universitari e più di una volta mi sono presentata a esami universitari preparata zero e mi è andata palesemente di fortuna, ma non vorrei che gli studenti alle prime armi prendessero queste cose come la regola, no? Quando in realtà l'unica regola è studiare, sviluppare un proprio metodo di studio e tutto ciò che ne consegue per prendere bei voti agli esami.